Buongiorno, quinto giorno da vegano, fiocchi d'avena, burro d'arachidi e proteine in polvere. Devo ammettere che mi mancano più le uova e l'albume rispetto alla carne. Ah, che bella Milano col sole, comunque fa freddissimo. E niente ragazzi, oggi ho provato il tempeh, devo dire che mi è piaciuto parecchio. E come valori nutrizionali sì, ci sono dei grassi, ci sono dei carbo, infatti poi combinando fagioli ho raggiunto, diciamo, il fabbisogno proteico e di carbo e di grassi con l'olio. Sì, è un po' un casino, ma non è perché è una cosa vegana, è un po' un casino perché è un mini cut, le calorie sono basse, i macro sono bassi. Anche oggi ho fatto tardissimo, quindi non ho fatto in tempo a fare lo spuntino. Ho saltato anche l'allenamento, lo recupero in settimana, nei giorni che mancano. Quindi stasera pochi carbo, qui abbiamo la polenta, le lenticchie e il burger vegetale. Questo l'abbiamo già assaggiato ieri anche l'altra volta, quindi so già che è buono e le lenticchie sono buone. Spero di non avere problemi intestinali. Concludiamo questo quinto giorno da vegano sul trono. Lo sapevo io che le lenticchie, mamma mia, va bene, comunque non so nemmeno se è così negativo. Boh, oggi è la terza volta che vado in bagno. Se c'è qualche vegano all'ascolto, mi faccia un favore, cioè scrivetemi se è normale tutto ciò. Sesto giorno da vegano, cornflakes, cioccolato fondente, latte vegetale, proteine in polvere. Ok, raga, in questo sesto giorno ho fatto una gran cazzata, cioè ho scaldato il seitan nel microonde ed è stato come mangiare una soletta di scarpe. Anche oggi sono arrivato a casa tardissimo, quindi ho saltato la merenda. Tra l'altro, come avete visto nel pasto precedente, praticamente zero carbo perché mi sono tenuto tutti i carbo per questo bel primo piatto pugliese, che il nome è vero, adesso ve lo faccio dire, come si chiama? La strascenante che lo c'è dell'arte. Ok, perfetto. E poi il solito burger vegano, che questo è buonissimo, tanta roba. Domani sgarro vegano, mi raccomando, guardate tutto il video. Settimo e ultimo giorno da vegano. Porridge con i fiocchi d'avena e il burro di arachidi in polvere. Proteine in polvere vegane. E non vedo l'ora di stasera che ci sarà il pasto libero. Oggi salterò il pranzo e sabato mi sono svegliato tardi, ho fatto colazione tardi, però a cena recupero tutte le calorie. Comunque volevo dire che in un contesto di calorie normali la dieta vegana è tanta roba. Potrei benissimo diventare vegano senza problemi. In ipocalorica drastica, però devo ammettere che qualche difficoltà l'ho incontrata. Ma alla fine sono le stesse difficoltà che si incontrerebbero normalmente in un mini cut. I cibi che mi sono mancati di più questa settimana, per assurdo, non è la carne, ma sono le uova e l'albume pastorizzato. Le uova comunque sono un superfood, una fonte di proteine ad alto valore biologico e dei grassi sani, mentre con l'albume pastorizzato ci si può fare una marea di ricette, tra cui i pancake che tanto mi sono mancati la mattina a colazione. La mia salute intestinale è migliorata tantissimo. Finalmente non ho più il minimo rallentamento intestinale. Stitichezza del tutto sparita. E sono anni che io combatto contro la stitichezza e ragazzi le ho provate tutte, non sono mai riuscito a venirne a capo. Ora, una settimana vegana completamente sparita. Quindi diventerò vegano? No, però limiterò tantissimo il consumo di proteine e grassi animali. Non solo per una questione etica o un discorso ambientale, ma proprio perché ho proprio sentito giovamento proprio a livello fisico, di salute. Io sono appena tornato da fare la spesa e ho ricomprato il tempeh, penso si pronunci così, non lo so, e il tofu, oltre alla mozzarella vegana che utilizzerò questa sera per fare la pizza come pasto libero. Ora bando alle ciance e andiamo a mangiarci sta super pizza vegana. Ok, questo è il mio pasto libero per questa settimana. Proviamo questa pizza che, vabbè, la pasta era già pronta. La cosa diversa da una pizza normale è la mozzarella, che questa è vegana. Vediamo com'è. Prendo un pezzo proprio dove c'è la mozzarella. È buona, ragazzi, è buona. Sa di mozzarella. Sa di mozzarella del supermercato, non è la fior di latte, la bufala, quello che volete. Però c'era scritto di mandorla, base di mandorla, ma non si sente minimamente il gusto di mandorla, ma sa proprio di mozzarella. Dichiaro finito il settimo giorno da vegano. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like, iscrivetevi al canale, io come al solito vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video, ciao!